Oggi però parleremo di finanza, quindi parleremo di flussi di cassa. I flussi di cassa non sono altro che le entrate e le uscite monetarie in un determinato periodo di tempo. Mentre dal punto di vista economico, che lo faremo nel mese di settembre, quindi settembre sarà concentrato sugli aspetti economici, quindi sulla elaborazione del budget. Oggi invece parleremo di flussi di cassa, quindi entrate e uscite monetarie. Ci sembrava giusto, visto il momento difficile e delicato che vivono le aziende. Tutti sappiamo che spesso gli imprenditori, tutti noi, spesso dobbiamo realizzare un investimento, abbiamo bisogno di liquidità, ci rivolgiamo agli istituti di credito e spesso capita che gli imprenditori si presentano presso gli istituti di credito, sanno qual è la loro disponibilità finanziaria in quel determinato giorno, ma spesso non sanno cosa accadrà nei periodi successivi e quindi si trovano svantaggiati. Pianificando i propri flussi di cassa, quindi proiettando nel futuro, diversamente l'imprenditore sarà in grado di capire quale sarà la propria posizione finanziaria netta nei mesi successivi, così come allo stesso modo, per renderla più semplice, quando le aziende elaborano il budget non è altro, se posso usare il termine, i colleghi che fanno il mio stesso mestiere me ne scuseranno, non è altro che un bilancio preventivo, cioè noi facciamo un bilancio oggi che chiamiamo budget, in teoria dovrebbe essere quello che accadrà al 31 dicembre quando noi elaboriamo il bilancio, quindi anticipatamente cerchiamo di conoscere i costi e i ricavi dell'azienda e possibilmente mensilizzarli, in maniera tale che tutti i mesi sappiamo quali sono stati i nostri costi e i nostri ricavi. Quello che faremo oggi invece è che trasformeremo i nostri costi e i ricavi in entrate e in uscite monetarie. Facciamo un ripasso veloce partendo dal bilancio d'esercizio. Vi prego, se qualcuno quindi che non ha le competenze di tipo economico-finanziario, magari ci sono delle cose che non riesce, non dico a comprendere, ma non si ritrova, di interrompermi. Allora, partiamo dal bilancio. Ovviamente il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, quindi che non è altro attività e passività, e dal conto economico, dove troviamo costi e ricavi. Ripeto, oggi non parleremo né di costi né di ricavi, analizzeremo solo gli aspetti patrimoniali o finanziari, quindi lo stato patrimoniale. Ma per arrivare al bilancio c'è qualcuno nelle vostre aziende che fa qualcosa, quindi cosa fa? Va a registrare tutti i fatti economici e monetari che si avverano nel corso della giornata, cioè quindi tutto quello che succede per obbligo di legge noi lo dobbiamo registrare in contabilità. Quindi cosa facciamo? Facciamo delle scritture contabili. Queste strutture contabili generano dei costi, dei ricavi e dei movimenti finanziari. Vorrei fare velocemente un esempio per chi, ripeto, non ha mai avuto a che fare con la ragioneria. Nel momento in cui un'azienda, l'azienda X, acquista una partita di merce, l'imprenditore spesso dice ho acquistato una partita di merce, lo comunica magari a qualcuno e finisce lì. Ma in effetti dopo succede qualche altra cosa, o prima deve succedere qualche altra cosa. Prima succede quello che abbiamo detto negli incontri precedenti, grazie a Francesco Messina. Quindi bisogna organizzare l'azienda, bisogna strutturarla, bisogna avere dei centri di costo, delle persone che hanno delle responsabilità e quindi lavorare per processi. Se l'imprenditore ordina una partita di merce, noi spesso diciamo ha ordinato la merce, ma come dicevamo nei precedenti incontri, l'ordine deve verbale, è importante che ci sia un ordine scritto, che ci sia possibilmente un riscontro da parte del fornitore, quindi che si segua tutto un processo in maniera tale che quando la persona che fa la contabilità va a registrare la fattura già sa che c'era un ordine scritto e va a controllare l'entrata merce, i prezzi e quant'altro. Dopodiché va a fare una registrazione contabile. Velocemente, solo per cercare di spiegarvi come avviene questo, farei delle scritture contabili. Se oggi acquistiamo una partita di merce, noi andiamo ad imputare che cosa? Andiamo ad imputare un costo. Il costo non è altro che la merce che noi acquistiamo.
La merce che noi acquistiamo, come si usava qualche anno fa, oggi nessuno se ne accorge perché usiamo i computer. Quindi le scritture sono già preimpostate, ci sono dei modelli già preimpostati che chi lo utilizza spesso, e ve lo assicuro, giro tantissime aziende, chi oggi ha, per esempio, alla contabilità, si registra quella fattura, ma cosa succede? Non lo sa perché c'è la scrittura già, il modello già preconfezionato. Ma in effetti succede qualche cosa, succede che noi andiamo ad imputare il conto merci, conto acquisti, indare sta a significare che va a finire tra i costi del conto economico, quindi del bilancio che chiuderemo al 31 dicembre. Dall'altro lato invece, in avere, andiamo a rilevare un debito verso i fornitori, ok? Quindi da un lato stiamo generando un costo, dall'altro lato stiamo generando un debito verso qualcuno, che non è altro il debito che abbiamo verso i nostri fornitori, l'importo per venti. Allora, in questo modo noi abbiamo generato una scrittura contabile. Se chiudessimo noi il bilancio oggi, in questo preciso istante, noi come ci ritroviamo? Ci ritroviamo che nello stato patrimoniale, queste sono le attività e queste sono le passività, a passivo abbiamo debiti verso fornitori. Vi ricordate, no? Il bilancio però l'avete visto tutto. Quindi perché? Perché stiamo dicendo che abbiamo un debito verso fornitori. Sul conto economico invece abbiamo i costi e tra i costi ci ritroviamo il merci conto acquisti. Se fosse una vendita la scrittura sarebbe l'opposto, quindi generiamo dei ricavi e allo stesso tempo generiamo un movimento finanziario perché mandiamo un credito da parte di un nostro cliente. Quando entriamo nelle aziende noi spesso cerchiamo di lavorare in maniera un po' diversa, ovviamente noi facciamo un'attività di tipo gestionale e non di tipo contabile. Quando noi abbiamo un fornitore, vuol dire fornitore generico, però se le aziende adeguano i propri sistemi informativi oppure lavorano in maniera diversa, è importante non chiamare fornitori, ma chiamarlo fornitori per materie prime, fornitori per servizi, fornitori utenze, fornitori per provvigioni, fornitori per immobilizzazione e così via. In maniera tale, quando noi andiamo a calcolare i giorni medi di pagamento, noi non abbiamo i giorni medi di pagamento per il totale dei fornitori, ma bensì abbiamo i giorni medi di pagamento per i fornitori grossisti, che sicuramente li trattiamo in maniera diversa rispetto ai fornitori professionisti, perché magari i fornitori per materie prime li paghiamo a 90 giorni, i fornitori professionisti mi auguro li paghiamo subito, visto che faccio questo per mestiere, quindi a vista. Allora abbiamo la possibilità di conoscere anticipatamente, sapere come ci dobbiamo comportare nel momento in cui andiamo a fare quello che faremo dopo, quindi l'analisi dei flussi attivi e passivi. Stessa cosa vale per i clienti. Se noi parliamo clienti, sappiamo che abbiamo un credito verso clienti e finisce lì. Facciamo la formuletta che ci hanno insegnato a scuola e diciamo: noi incassiamo a 60 giorni o a 90 o a 120. Non è così, perché se noi andiamo a sfruttare tutte le tipologie di clienti, quindi clienti per vendita servizi, clienti per vendita merce, clienti estero per esempio, in cui i ragionamenti in questo caso sono diversi, noi possiamo calcolare dei giorni medi di incasso in maniera sicuramente molto 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 più puntuale. Questo per fare un riepilogo. Il riepilogo ci porta a dire quindi che quel documento che voi avete, quindi il bilancio, non è altro quello che le scritture che si sono generate, il bilancio si è generato attraverso le scritture che abbiamo preimpostato prima. Quindi allo stato patrimoniale troviamo tutte le attività e i numeri più importanti li troviamo tra i crediti, quindi che sono crediti, qualcuno ci deve dare dei soldi a noi, quindi il saldo a una determinata data, che casualmente è il 31-12. Mentre dal punto di vista economico noi troviamo costi e ricavi, che sono i costi che si sono manifestati nel corso dell'esercizio e i ricavi che si sono manifestati nel corso dell'esercizio.
Però cosa succede? Che mentre il conto economico, quindi costi e ricavi, li chiudiamo a 31,12 e finisce lì, rileviamo il nostro utile e finisce lì, lo stato patrimoniale lo chiudiamo il 31 dicembre e lo riapriamo l'1 gennaio. Perché lo riapriamo l'1 gennaio? Perché mentre i costi ricominciamo da capo e i ricavi ricominciamo da zero l'anno successivo, i costi e i ricavi lo dobbiamo riportare. Perché se al 31-12 avevamo un debito verso le banche di 10, l'1 gennaio quel debito sempre c'è, non è che lo possiamo chiudere. Se abbiamo dei crediti o abbiamo dei debiti, giusto? Li dobbiamo riaprire e quindi è qualcosa che funziona da anno in anno. Fino a qua ci siamo? Se c'è qualcuno desiderate magari approfondire qualcosa su cui mi sono espresso male, vi pregherei di interrompermi. Detto questo, quindi siamo passati un po' alle scritture contabili, cose del bilancio, quindi il bilancio sono tutti i valori, il saldo che abbiamo a una determinata data. Velocemente cos'è il budget, ma solo due secondi perché ne parleremo a settembre. Il budget è quello che abbiamo detto prima, quindi è pianificare sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario il successivo anno, quindi l'azienda sarà in grado di conoscere anticipatamente quali saranno i propri costi e quali saranno i propri ricavi. Detto questo, se siamo tutti d'accordo, io inizierei a elaborare questo veloce esercizio. Allora, noi abbiamo pensato di realizzare questo cartellone, tabellone, chiamiamolo come vogliamo, in modo tale che inseriamo tutti i numeretti all'interno del tabellone e alla fine vediamo, riusciremo a sapere quale sarà la posizione finanziaria netta dell'azienda nei 12 mesi successivi. Ok? Quindi quello che oggi serve all'imprenditore, perché l'imprenditore forse sa qual è la propria posizione finanziaria netta oggi, ma spesso non è in grado di sapere quella che sarà tra 2 o 3 mesi. Perché? Perché non pianifica anticipatamente i propri flussi di cassa. Ok? Allora l'imprenditore spesso capita che dice: vorrei fare un investimento di 2 milioni di euro perché devo cambiare le mie macchine. Perfetto, lo comprerò oggi che siamo aprile, lo comprerò a settembre. Vediamo, ora mi muovo nel suo decreto, poi ci pensiamo e intanto faccio il contratto con il fornitore. Ma quando mai? Noi dobbiamo sapere se l'azienda è in grado di fare fronte a quel pagamento. Quindi bisogna fare degli esercizi a preventivo e avere, ovviamente non si può ottenere con la massima precisione, ma più precisi siamo, più certo è il risultato, pianificare anticipatamente, così come facciamo dal punto di vista economico, la propria posizione finanziaria nei 12 mesi successivi. Io ho messo, e li troverete all'interno della vostra cartellina, ho messo già dei numeri per un motivo. Inizialmente non li avevo inseriti, poi stamattina li ho cambiati, perché mi sono accorto che poi bisognava fare delle somme. E quindi, visto che voi non avete nessun supporto elettronico, fare le somme diventava molto complicato e difficile. Quindi ho detto: mettiamo intanto i totali in maniera tale che se sbagliamo le caselline, alla fine comunque riusciamo a fare l'esercizio. Ultima cosa che noi faremo, andremo a capire quindi qual è la posizione finanziaria netta della nostra azienda ed in più nell'ultima colonna, l'ho fatto ovviamente solo per gennaio, ma questo si deve fare per tutti i 12 mesi, questo gennaio non è altro che il nostro preventivo. Quando arriviamo all'anno successivo noi faremo le altre scritture, quindi andremo a consuntivo. A questo punto noi saremo in grado di sapere se nel mese di gennaio avevamo preventivato questo, invece a saldo abbiamo avuto questo, quindi qual è stato il nostro scostamento. Lo scostamento torna utile sia ai fini economici che finanziari per poter sterzare, quindi l'imprenditore sterzare un attimino e cercare di raggiungere comunque il risultato, oppure sterzare dal punto di vista economico. I motivi possono essere tantissimi, ma sicuramente creeranno una maggiore tranquillità per l'azienda, non c'è dubbio su questo. Allora, detto questo, se tutti siamo d'accordo, segnalerei solo due cosette. Ovviamente l'IVA non la facciamo incidere nei calcoli proprio per semplificare,
e basta. Quindi questo, ovviamente ci sono delle cose che abbiamo tolto per evitare magari di ingarbugliare ancora di più l'esercizio. Allora, il primo documento che dovete prendere, oltre ovviamente al tabellone piccolino, quindi per voi il tabellino, dobbiamo prendere lo stato patrimoniale, che è questo. Nello stato patrimoniale sono riportate una serie di voci di bilancio e sono riportati accanto gli importi e ho scritto parametri. Parametri, per cercare di rendere più snello e più semplice l'esercizio, ho messo già i parametri dicendo: guarda che il cliente grossista ha un credito nei nostri confronti di 30, noi incasseremo a 30 e 60 giorni. Ho cercato di renderlo più semplice, se no dovremmo fare dei calcoli, eccetera, eccetera, diventava troppo complicato. Allora, però, prima di andare avanti, quello che vi chiedo di fare, c'è una casellina tra gli importi e i parametri vuota. Qualcuno di voi dovrà dirmi, secondo lui, ma lo faremo insieme, quali sono le voci dello stato patrimoniale, quindi che trovate indicate lì, e che influenzeranno il nostro esercizio futuro dal punto di vista finanziario. Ok? Non so se sono stato chiaro. Quindi prima spariamo le caselline, mettiamo la barretta, così poi lavoriamo solo su quelle che abbiamo indicato. Qualcuno mi doveva dare le stesse fiche che avete voi per cercare di pescare un numero. Ah, ci sono. Allora facciamo così. Ok? Quindi prendiamo un numero e la per numero che prenderemo sarà la persona che cordialmente si dovrà presentare e fare insieme a noi quello che è stato detto. Quindi dirmi dal punto di vista rispetto alle voci di bilancio quali sono quelle partite che influenzeranno nel futuro, quindi nei successivi 12 mesi, la nostra posizione finanziaria. Il numero che ho pescato è il 78. 78, benissimo. Direi, ma non vince nulla neanche oggi. Eventualmente per il primo, poi facciamo una bottiglia di vino, la chiamiamo al signor Nicosia. E allora, nome, cognome, posizione e azienda, ovviamente. Abbiamo vinto. Allora, il 78, magari un dirigente di banca, però su flussi di questo tipo, però io non credo. Allora, abbiamo qui lo stato patrimoniale. Allora, io direi solo sull'attivo, così il passivo lo facciamo fare a qualcun altro. Secondo lei, quali sono le voci dell'attivo che genereranno flussi finanziari nell'esercizio futuro, tenendo presente, scusate, non l'ho detto prima, i saldi che trovate nel bilancio, teniamo in considerazione come se sono delle poste che sono nate a dicembre e non a ottobre o settembre. Stiamo dando per scontato che settembre o ottobre era già chiuso, se no diventerebbe l'esercizio molto più complicato. Ok, quindi sull'attivo quali sono le poste? Sicuramente crediti esigibili nell'esercizio, quindi clienti grossisti, clienti dettaglianti, clienti estero. Sono delle somme che si andranno ad incassare rispettivamente a 360 giorni. Quando saranno incassate andranno a movimentare il conto cassa o banca e dall'altra parte a ridurre la voce crediti, quindi ci girano dei costi finanziari. Perfetto. Abbiamo preso la banca. Allora, per chi magari non si ritrova, perché il collega dice i clienti, quindi i grossisti, dettaglianti, estero, fatture da emettere, credito verso INPS, INAIL e così via? Perché questi sono dei crediti che noi mandiamo dai nostri clienti al 31-12 e che quindi si presume che noi incasseremo, quindi genereranno cassa, flussi di cassa in entrata, nel successivo anno. In questo caso, se prendiamo il primo, i grossisti 30, per euro 30, noi li incasseremo a 30 giorni e a 60 giorni, quindi vuol dire che li incasseremo, se sono di dicembre, li incasseremo a gennaio e febbraio. Quindi sappiamo che abbiamo un flusso di cassa positivo. Un'altra persona invece
ci indicherà, così come ha fatto il dottore, ci indicherà dal punto di vista, guardando il, innanzitutto se ci sono altri conti che abbiamo tralasciato del, dell'attivo, e se ci sono invece quali sono i conti del passivo che influenzeranno i nostri flussi di cassa. E il numero che io ho pescato è un numero troppo alto, io non credo che siamo tanti, comunque è il 98. Il dottore Magnano, dottore Magnano.